non per una rievocazione, ma per discutere su un fatto avvenuto 40 anni fa. 40 anni fa i giovani di destra e di sinistra, in nome e per conto di ideali politici ai quali credevano fermamente, si scontravano quasi quotidianamente. Ci furono tante giovani morti, fra queste Carlo Falvella, 7 luglio 1972. C'erano gli scontri, ma erano scontri violenti. Dopo 40 anni si vuole fare una riflessione. Sono serviti quegli scontri? Cosa è rimasto di quelle, diciamo, diversità fra destra e sinistra? Hanno migliorato la vita dello Stato, della Repubblica? Stasera ci sono varie personalità del mondo politico che ricordano quel momento e riflettono su quanto è avvenuto. La cosa bella è che stasera Mimmo Ferreoli, un uomo che in gioventù militava nell'estrema sinistra, stasera partecipa a questa tavola rotonda, è molto bello, perché vuol dire che le barriere sono state abbattute. Mimmo Ferreoli, che allora era avversario di Carlo Falvella, oggi dopo 40 anni Mimmo partecipa ad una tavola rotonda insieme a uomini che militavano nella estrema destra per riflettere su un mondo che non c'è più. E chissà che quel mondo di allora, quel mondo di 40 anni fa, fatto di ideali, non fosse migliore di quello di oggi. Vella è stato un martire, sicuramente, per cui è come se l'avessi conosciuto nel tempo, perché il mio ingresso, tra le altre cose, nel fronte della gioventù a Pagani è immediatamente successivo alla morte. Senti Nicola, stasera la presenza di Mimmo Ferreoli è molto bella e molto importante, significa che ormai le barriere sono state superate. La presenza di Mimmo Ferreoli serve anche a questo, a buttare un attimino giù le armi e far venire fuori la voglia di una così tanto abusata riappacificazione nazionale, che per oggi ancora non c'è. C'è una necessità ancora di fare dei passi in avanti, e nel nostro piccolo, grazie a Roberto, grazie anche a Lello, lanciamo il sasso in piccionaia affinché occasioni come queste si possano poi ripetere nel tempo. Sono contento perché poi alla fine dei conti avere a che fare con persone che hanno fatto politica e hanno avuto dei valori, per me è un fatto importante in una società dove i valori non ce ne sono più. Oggi è difficile trovare qualche ragazzo che si batti per gli ideali e non per un interesse di bottega e che si avvicini alla politica disinteressatamente.